Ciao a tutti ragazzi, Marco Chiavetta dal GGR Studio. Oggi parliamo di New York City Compression, una tecnica di mix nata a New York intorno alla fine degli anni 90. Molti pensano che la New York City Compression sia semplicemente una tecnica di compressione parallela della batteria, ma non è così. La New York City Compression è una tecnica di compressione ben codificata che riguarda tutta la sezione ritmica e non si esaurisce solo a una semplice compressione parallela, ma è un tipo specifico di compressione equalizzata della sezione ritmica. Vediamo di cosa abbiamo bisogno per una New York City Compression: un brano che contenga almeno basso e batteria, un bus per la batteria, un canale effetti che noi abbiamo chiamato qui New York City, vedete vicino alla freccetta, all'interno del quale avremo bisogno di caricare un compressore ed un equalizzatore. Andiamo subito al dunque, sentiamo la nostra batteria. Perfetto, una batteria pop abbastanza comune. Come potete vedere, il nostro bus è praticamente col volume a zero e il canale, diciamo il segnale inviato in pre-fader al canale New York City Compression. Perché in pre-fader? Essendo una compressione parallela, noi abbiamo bisogno di un segnale che non venga influenzato dal volume che diamo al segnale dry, altrimenti andiamo a modificare, poi alzando il volume del segnale dry, andiamo a modificare quello che è l'impatto della compressione che abbiamo sul canale New York City. Per cui ricordatevi, il send della New York City Compression deve essere in pre-fader. Settiamo il volume, diciamo la mandata al valore che più ci aggrada, e contestualmente alla mandata settiamo il threshold del compressore. Allora, come potete vedere, io ho un gain staging abbastanza aggressivo, quindi basso. Ho dovuto settare il threshold molto basso, intorno ai 40-40 dB. Andiamo a sentire qual è la differenza tra la batteria dry e la batteria completamente wet, quindi sentirete soltanto il canale New York City. Ok, come potete vedere, la nostra compressione è molto aggressiva, squascia tantissimo, i transienti sono lasciati liberi quel minimo da non essere completamente distrutti, ma fondamentalmente abbiamo un attacco molto rapido, ma soprattutto abbiamo un release molto lento. Prima di arrivare qui in questa fase, però, analizziamo diciamo, la componente fondamentale della ratio. Come potete vedere è abbastanza alta. Non abbiamo dei livelli da limiter, quindi 100 o queste cose pazzesche, però stiamo intorno ai 4,16 in questo caso, diciamo tra i 4 e i 6. Torniamo di qui. Dicevamo, attacco abbastanza rapido, release molto lento. Perché il release molto lento? Il release lento ci dà la possibilità di far guadagnare soprattutto alla nostra cassa, al nostro rullante, quello che tendenzialmente all'interno delle registrazioni manca, quelle clean, dry, manca, cioè il corpo. La batteria ha dei transienti molto veloci, per cui noi tendiamo a percepire moltissimo il volume del transiente e poco la coda del rullo, della cassa. La sensazione è quella di avere una batteria sottile. Quindi risentiamo che cosa succede con la New York City Compression accesa, con questa parte della New York City Compression accesa. Perfetto. Quello che avete notato anche è che io ho diciamo, recuperato il volume
manualmente, non in automatico, altrimenti avreste sentito soltanto un accrescimento del volume molto importante e non avreste percepito la reale azione del compressore sui transienti. Un'altra cosa da mostrarvi è che il sidechain è completamente spento e quindi il mio compressore lavora su tutte le frequenze. Fatto questo, andiamo alla fase successiva, che è quella di utilizzo dell'equalizzatore. Io ho scelto anche qui Fab Filter, un EQ che si chiama Fab Filter Pro Q2. Allora, la prima cosa che voglio spiegarvi di questo equalizzatore in particolare, ma esiste questa opzione anche in altri, si trova qui in fondo. Come potete vedere, io ho utilizzato un'opzione che si chiama Natural Phase. Il plugin all'apertura viene presentato con l'opzione Zero Latency, che è un'opzione più rapida, anche un pochino più leggera, che permette ad esempio di utilizzare questo plugin anche in registrazione per delle modifiche in tempo reale al suono, ma potrebbe creare delle leggere perdite di sfasamenti di fase, per cui utilizzare il Natural Phase è l'opzione migliore se state mixando e non avete problemi ovviamente di latenza. Allora, passiamo subito a vedere come si equalizza la New York City Compression. È molto semplice, abbiamo due punti di equalizzazione, uno intorno ai 100 Hz e uno intorno agli 8000, tra i 6 e gli 8000. Con rispettivamente una curva di equalizzazione low shelf e una curva di equalizzazione high shelf e un guadagno rispettivo di circa 3 dB. Occhio, utilizzate le orecchie perché come potete vedere già solo da questo grafico io qui sono andato ben oltre i 3 dB, semplicemente perché pensavo che suonasse meglio, a orecchio mi suonava meglio. Sentiamo la differenza. Con senso. Sentite la cassa come si scarica senza questo EQ. È molto da ci regala molto sul sia ovviamente sulla parte del Charleston dei piatti, ma anche molto sulla parte delle low end. Abbiamo dei bassi più focalizzati, più potenti e essendo compressi anche, diciamo, più controllati. Bene, andiamo adesso a fare quello che si richiede a una compressione parallela, cioè a fare un blend tra il nostro segnale dry, che sarebbe questo qui, e il nostro segnale della New York City Compression. Vediamo cosa viene fuori. Perfetto, questo è il livello che a me piace. Bene, non è finita qui. All'interno di questo canale New York City va inviato il basso. Perché il basso? Creare la colla nella sezione ritmica a livello di mix è molto complicato. E questo sistema, vedrete, vi dà la possibilità di avere un risultato di bass and drum realmente potente e incollato. Andiamo a vedere che cosa succede se inseriamo il basso all'interno della New York City Compression. Stesso discorso, attiviamo il basso, togliamo il volume, inviamo il segnale in send all'interno del canale New York City in pre-fader, ok? E andiamo ad ascoltare cosa viene fuori. Ok, mi sembra sufficiente. Prendo un po' di basso. Thank you.
perfetto. Adesso sentiamo cosa succede se io spengo il canale della New York City Compression. Siamo a meno 7,5. Lo porto a 0. Sentite com'è scarico il brano. Con? Senza. Con? Bene, questa è la New York City Compression. Spero che vi sia piaciuto, vi invito a iscrivervi al nostro canale cliccando qui sotto. Vi aspetto per il prossimo tutorial, grazie e buona serata.